L'influenza più brutta di sempre, il virus stagionale che già da settimane sta costringendo gli italiani a letto, non sembra destinato ad attenuarsi. Al contrario, secondo gli esperti, potrebbe crescere ulteriormente. L'epidemiologo Massimo Ciccozzi, professore ordinario dell'Università Campus Biomedico di Roma, ospite di Punto di Vista, ha detto che l'influenza prevale rispetto al Covid. Purtroppo l'influenza non la vediamo da un paio d'anni proprio a causa dei mezzi di contenimento del Covid, quindi diciamo che si è insinuata subito, ha anticipato di almeno 2 o 3 settimane il suo arrivo in Europa, quindi anche in Italia. Beh, direi che se oggi dovessi parlare di un incontro di pugilato tra influenza e Covid, ai punti vince l'influenza. Perché? Ma perché dà dei sintomi più importanti rispetto al Covid. Chi è vaccinato con le sue belle 4 dosi o 3 dosi più la malattia che ha preso in estate, eccetera, anche se prende il Covid, non ha una sintomatologia importante. E poi il professore invita a non ricorrere subito all'ospedale, ma piuttosto sollecita a vaccinarsi. Una vaccinazione anche ai bambini non sarebbe poi sbagliata, con un vaccino che sappiamo è enormemente sicuro, è un vecchio vaccino, che utilizziamo da anni, per cui non dà nessun tipo di effetto collaterale.